Onorevole Rosato, ha presentato questa mattina ad Alba il nuovo partito di Renzi, Italia Viva. In cosa vi distaccate dal PD a trazione renziana e quindi su cosa intendete costruire la vostra nuova identità? Beh, il PD a trazione renziana purtroppo aveva la trazione da una parte e la zavorra dall'altra, e soprattutto aveva una polemica interna che, come è stato riconosciuto da tutti, ha reso difficile lavorare. Oggi ognuno va per la sua strada, noi costruiamo un partito che si posiziona essenzialmente con uno sguardo rivolto al futuro. Pensiamo che affrontare il futuro vuol dire avere strumenti nuovi, capaci di determinare la crescita economica in questo paese, e pensare che si possa affrontare il mercato del lavoro con l'abolizione, con la reintroduzione dell'articolo 18 è l'immagine di un'idea diversa che si ha sul futuro e sul passato. Cerchiamo di costruire un partito poi che sia accogliente, che sia meno schematizzato sugli organigrammi e più concentrato sui progetti e sui programmi. Cerchiamo di costruire un partito che sia accogliente anche per tante esperienze che nella politica non arrivano e che invece, di cui invece il nostro paese ha tanto bisogno. Ecco, come potete in qualche modo scacciare quella famosa immagine di Renzi che aveva annunciato il suo ritiro definitivo dopo il fallimento del referendum? Ma semplicemente perché in politica bisogna avere la consapevolezza delle cose e dei momenti in cui si affrontano le questioni. Oggi noi abbiamo la consapevolezza che Matteo Renzi è una personalità di cui questo paese ha bisogno, questo paese può avvantaggiarsi nella guida di un partito che sia effettivamente capace di affrontare i temi che la sfida di questo secolo dimostra. Basta vedere cosa stiamo affrontando in termini di politica estera, di necessità di essere presente su uno scenario che è quello di occuparsi veramente dei temi del Mediterraneo. Quello che oggi l'Italia può fare e che invece non fa.